In occasione della sua venuta nell'Alto Garda, Vittorio Sgarbi ha visitato oggi, assieme al sindaco Gianni Morandi, il complesso ex Colonia Pavese per vedere con i propri occhi quella che potrebbe diventare la sede permanente per esporre la sua collezione di opere d'arte. Proposta che era stata avanzata anche al comune di Arco, che però non si era più interessato. Nell'ultima mostra a Bologna, i visitatori paganti sono stati 30.000 in 2 mesi. Annualmente potrebbero arrivare 80.000 persone. Sentiamo cosa ne pensa Sgarbi dopo la visita. In ambito locale sembrava che Sgarbi portasse la sua galleria d'arte ad Arco o a Torbole. Esiste ancora questo progetto? No, oggi siamo andati a Torbole a vedere, no, sono dei rumors, come si dice, che vengono da amici che io ho qui. Panizza, che è stato assessore, che è in Parlamento, al di là dei rapporti attuali con Ottobre, mi ha proposto un castello in Val di Sole, che non ho visto ma di cui ho la documentazione. E oggi sono stato dal sindaco di Torbole a vedere quel meraviglioso edificio che è stato sconvolto da un architetto criminale che si chiama Fornaciari, che ha fatto un orrore incompiuto, e quindi lì il problema è che se anche uno volesse iniziare una trattativa con Torbole occorre mettere in piedi e sistemare un edificio che è rimasto una incompiuta, come il meridione. C'è un aspetto meridionale a Torbole, per cui l'ho visto e evidentemente non credo che potrò aspettare un tempo troppo lungo per decidere dove mettere una collezione con altre ipotesi italiane e per esempio un castello, se dovesse essere il Trentino, che è già pronto. Questa è una veduta meravigliosa, il lago nel suo trionfo, ma purtroppo l'edificio nelle condizioni di un cantiere abbandonato. Siamo l'unica struttura che sia funzionante, ma non ne conosco bene le dimensioni, solo ho visto le fotografie, è questo castello vicino in Val di Sole. Per il resto aspettare 5, 6, 10 anni che finiscono dei lavori mi pare eccessivo, perché l'operazione dovrebbe essere fatta nell'arco di 2 anni, di stabilire un museo che contenga le opere d'arte, e quindi occorrerà un edificio che sia quello di Torbole, non credo che sarà compiuto, quello di Arco dubito perché non so neanche a che punto siano.